Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In apertura parliamo dell'incidente mortale avvenuto sulla statale che collega Lecce e Gallipoli all'altezza dello svincolo per Rivabella, morta sul colpo una donna a causa di un violento impatto tra due auto. Inutili tentativi di rianimarla effettuati dai sanitari del 118, tre i feriti portati in ospedale a Gallipoli, padre e due bambini. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente. Parliamo adesso di politica. Grande successo a Ceglie Messapica per l'evento La Piazza. Tra i tanti volti illustri della politica e non solo, era presente anche l'ex sindaco di Bari e parlamentare europeo Antonio De Caro, che ha fatto un endorsement nei confronti di Raffaele Fitto, augurandosi di vederlo presto come commissario europeo per l'Italia. È una figura istituzionale con cui ho lavorato, abbiamo avuto spesso dei dissidi e abbiamo anche polemizzato, ma abbiamo anche trovato delle soluzioni nell'interesse del nostro paese. Non è proprio il prototipo del sovranista. De Caro non si è poi voluto sbilanciare sulla sua ipotetica candidatura alle elezioni regionali. Manca più di un anno alle regionali, ha detto appunto il neoparlamentare europeo. Vedremo quando sarà il momento. Un anno di politica e un'era geologica ormai. Parlare ora è prematuro. Cambiamo argomento e torniamo a parlare dei casi di legionella registrati nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Non esistono i presupposti per allarmarsi, è quanto ha dichiarato il direttore generale dell'ASL di Lecce. Una paziente è deceduta, ma la causa forse non è stato il bacillo che colpisce soprattutto le vie respiratorie, ma sentiamo i particolari nel servizio. Sono tre i casi di legionella registrati all'ospedale leccese Vito Fazzi. Dopo quello asintomatico riscontrato nel reparto delle malattie infettive, se ne è accertato uno sintomatico nel reparto di oncologia, oltre a quello registrato in medicina generale culminato nel decesso di una paziente di 56 anni. Il primario del reparto di malattie infettive, Anacleto Romano, in una nota ha precisato che la paziente deceduta non ha contratto l'infezione in ospedale e che i sintomi e i referti radiologici di polmonite grave erano già presenti al momento del ricovero. Mentre la positività alla legionella emersa nel reparto di malattie infettive è di dubbia interpretazione anche perché il paziente non presenta sintomi di malattia e perché la positività di tale esame può persistere anche per mesi dopo l'infezione. Il direttore generale dell'ASL di Lecce, Stefano Rossi, tranquillizza. Non esiste allo stato una situazione di sintomatologia meritevole di particolare attenzione. Ricordiamo che abbiamo avuto un caso in medicina interna di una paziente che è arrivata già con la legionellosi da fuori. All'interno della palazzina delle malattie infettive, da cui è nato tutta questa campagna mediatica, in realtà il paziente è risultato positivo all'antigene ma non affetto dalla legionellosi. C'è un caso in oncologia di una paziente, ovviamente una situazione ben più complessa della legionellosi. Oggi sono stati fatti dei controlli da parte dell'ARPA, continuiamo a seguire con particolare attenzione l'evolversi di questa situazione, ci teniamo ancora una volta a rassicurare gli utenti e gli operatori che non esiste una situazione degna di particolare allarmismo. La legionella quindi potrebbe non essere stata la causa del decesso in questione. Non esiste nessuna evidenza per il quale il decesso della paziente sia legato a situazioni di legionellosi. Nella giornata di ieri alcuni deputati pugliesi hanno visitato il carcere di Bari. Per la Carra del PD la situazione è drammatica. Dello stesso parere la Camera Penale del capoluogo pugliese, che ha organizzato la visita. Una situazione drammatica, di pietosa fatiscenza, caratterizzata da sovraffollamento e inadeguatezza. Descrive così il carcere di Bari il deputato del PD Marco Lacarra dopo la visita nella casa circondariale organizzata dalla Camera Penale del capoluogo pugliese. Un'iniziativa battezzata Ristretti in agosto, con l'obiettivo di dare voce a chi non ce l'ha.
La Carra evidenzia che il carcere è una struttura con quasi un secolo di vita, non adatta ai fini della detenzione. L'emergenza nei numeri: rispetto ai 260 posti disponibili, al momento sono presenti 402 detenuti, costretti a condividere in 3 o 4 persone spazi angusti e completamente inidonei a garantire igiene e sanità. Dello stesso parere Marisa Savino della Camera Penale di Bari. È emersa una situazione di una forte presenza di malati psichiatrici, dell'assenza di partecipazione trattamentale perché c'è poco personale rispetto alle richieste. I fondi non sono arrivati, quindi i percorsi rieducativi sono limitatissimi e vengono svolti con sofferenza. Proprio il sovraffollamento del carcere, secondo i deputati in visita, supera i limiti della dignità umana, nonostante il lavoro quotidiano del personale insufficiente ormai allo stremo. L'emergenza riguarda quindi anche la polizia penitenziaria. Sottostà a dei turni massacranti perché l'orario di lavoro delle 6 ore diventa 8 ore, a volte con doppio turno, e quindi capite bene, una situazione veramente distonica. La situazione rischia quindi di esasperarsi e per questo occorrono soluzioni in tempi brevi. Si deve risolvere soprattutto ponendo in essere delle normative che possano consentire la fuoriuscita dall'ambiente carcerario con misure alternative, applicazioni di misure alternative, percorsi rieducativi. E ci spostiamo adesso in Basilicata, a Matera, è in gioco la tenuta dell'amministrazione Bennardi. Sono due i punti chiave all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale fissato in seduta straordinaria per venerdì 30 agosto. Ascoltiamo. Sono due i punti complessi al centro del Consiglio Comunale di Matera, convocato in seduta straordinaria per venerdì 30 agosto. Il primo riguarda la discussione della mozione di sfiducia nei riguardi del sindaco Domenico Bennardi, presentata da 16 consiglieri dell'opposizione. Il secondo, invece, prevede l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e dei due vicepresidenti, dopo le dimissioni di Francesco Salvatore, datate il 10 giugno scorso. Per quanto concerne la mozione di sfiducia, le forze di minoranza hanno parlato di un atto dovuto in un momento di totale stallo e immobilismo politico cittadino, ma per decadere l'attuale amministrazione l'opposizione necessita di un'ulteriore firma, la 17ª. Al momento l'unica consigliera di maggioranza che potrebbe aggiungersi alla mozione sarebbe l'esponente del PSI, Mariella Scarangella, la quale non sarebbe soddisfatta dell'esito del Bennardi Quarter del 3 agosto e quindi potrebbe optare per abbandonare il perimetro di maggioranza. Decisivi i colloqui che si stanno tenendo in queste ore. Intanto il PD ha fatto sapere che non sosterrà l'operato di Bennardi, rimanendo coerentemente tra i banchi di opposizione. Per il segretario cittadino Luigi Gravela ci sono stati tanti momenti per trovare un'intesa programmatica, ma ora, dopo 4 anni, è troppo tardi per un piano finalizzato al bene della città. Una scelta che provocherebbe ripercussioni anche in vista dell'elezione del presidente della provincia di Matera, in programma il 29 settembre. Infatti pare che il Movimento 5 Stelle materano possa decidere di non appoggiare la figura del candidato unitario del centrosinistra, su cui il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, resta sempre favorito. Infine, Maria Cristina Visaggi dovrebbe essere la nuova presidente del Consiglio. L'accordo di inizio mandato dovrebbe essere rispettato a patto che non ci sia alcuna defezione in maggioranza. Ora bastano 17 voti, pertanto la fumata bianca potrebbe esserci venerdì con la maggioranza semplice. Ed è tutto pronto per la 15ª edizione di Libri nel Borgo Antico a Bisceglie. Sentiamo la presentazione del salotto letterario a cura della presidente dell'associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro. Tutto pronto per la 15ª edizione di Libri nel Borgo Antico. Stasera la città di Bisceglie si trasforma in un grande salotto letterario a cielo aperto, potremmo dire, per tutti i 3 giorni, oggi, venerdì, sabato e domenica. Vi aspettiamo numerosi, qualche numero della manifestazione: 150 autori, 7 piazze, 40 case editrici e più di 400 volontari. Tutto questo per dare un po' il senso di questa grande edizione della 15ª anno.
anno. Noi siamo pronti, vi aspettiamo a Biceglie, tantissimi gli ospiti, qualche anticipazione, Gino Cecchettin, il papà di Giulia, due grandi pene della letteratura italiana, Diego De Silva e Maurizio De Giovanni, intervisteremo il ministro videocollegato con noi, Rocco Tanica, Marcello Veneziani, insomma tantissimi autori che vi aspettano nel centro storico di Biceglie. I Sogna Libri, che sono dei ragazzi che ormai da 4 anni seguono un percorso letterario creato apposta per loro dall'Associazione Borgo Antico e con 3 borse di studio messe gentilmente a disposizione dalla LUIS, modereranno alcuni autori durante il festival e avranno la possibilità quest'anno di incontrare i giovani del Premio Campiello. È un'altra novità della 15ª edizione, Libri nel Borgo Antico, ospitato a Biceglie il 10 luglio. 5 finalisti del premio Campiello ed è nata una bellissima sinergia. Per quanto riguarda i bambini, nei 3 giorni nel bellissimo castello accanto alle torri normanne, sempre nel centro storico di Biceglie, ci saranno attività, laboratori, letture e chi più ne ha più ne metta, dai 3 mesi agli 11 anni. Per quanti non dovessero venire, c'è la diretta di TRM che vi consiglio ovviamente di seguire ed è come se foste con noi. Noi vi abbracciamo, vi salutiamo e speriamo che siate in tanti a vederci. Il calcio in Serie B, il Bari è scatenato in queste ultime ore di calciomercato, tanti i volti nuovi, Lella e Simic sono già arrivati nel capoluogo pugliese, fatto anche per il trequartista della Cremonese Falletti, e queste sono le ore decisive per riportare in biancorosso Partipilo. Sentiamo tutti i dettagli. Sono ore frenetiche di trattative di mercato per il Bari. Alla vigilia della chiusura della sessione estiva, fissata a mezzanotte del 30 agosto, i biancorossi stanno provando a chiudere gli ultimi colpi chiesti a gran voce dall'allenatore Moreno Longo per completare la rosa. 2 nuovi innesti già sbarcati nel capoluogo pugliese. Si tratta del difensore classe 96 ed ex Ascoli Lorenzo Simic e del centrocampista classe 2000, originario di Santeramo in Colle, Nunzio Lella. Simic arriva dal Maccabi Haifa con la formula del prestito secco, mentre Lella torna a Bari dal Venezia dopo aver mosso i primi passi della sua carriera proprio nel settore giovanile dei Galletti. In attacco è fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del trequartista Cesare Falletti in uscita dalla Cremonese, con il 31enne che nella scorsa stagione ha realizzato un solo gol in 19 presenze con la maglia del club lombardo. Il DS Magalini e il suo vice di Cesare però non sembrano accontentarsi e vogliono regalare alla piazza biancorossa un colpo ad effetto prima del gong finale di questa sessione. Il nome resta quello di Anthony Partipilo, con il Parma che avrebbe dato il via libera alla cessione a titolo definitivo del trequartista dopo l'intesa già raggiunta tra l'ex prodotto del vivaio biancorosso e il Bari. L'affare più atteso dai tifosi del Bari potrebbe andare in porto già in serata. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l'accelerata decisiva. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.